Da quando esiste questo canale, da quando faccio questi video, lo sapete, concludo ogni video invitandovi a lasciare nei commenti domande inerenti al tema del video in questione. Ma c'è una domanda che mi ponete sotto ogni video, a prescindere dal tema di quel video. E allora, siccome questo è un video celebrativo, perché questo canale ha raggiunto i 100.000 iscritti, evviva, rispondo una volta per tutte a questa grande domanda che trovo sempre sotto ogni video. The opening of baseball season. Unmistakable evidence. International Human Genome Project. Your commitment. Everybody knows it. Hey, lots of luck in your senior year. Martin Luther King. This is serious. Ciao, benvenuti e benvenute a un nuovo video che è appunto un video celebrativo perché questo canale ha raggiunto i 100.000 iscritti in meno di un anno. È un risultato per noi incredibile, non vedo l'ora che arrivi la targa, quella che YouTube manda a chi raggiunge i 100.000 iscritti. Così mi hanno detto, se è così poi la vedrete nello studio, che poi è il mio salotto. Ma ecco, questo lapsus, se volete, ci porta al tema del video, perché qual è la domanda, quali sono le domande ricorrenti sotto ogni video, riguardano spesso quello che vedete alle mie spalle, cioè la mia libreria, la libreria di casa mia. Mi chiedete di consigliarvi dei libri, mi chiedete di mostrarvi qualcosa che vedete dietro di me, qualcuno fa degli zoom per capire il titolo del libro che vede, quello con i dolci, e allora facciamo questo video celebrativo, vi porto nella mia libreria, vi racconto un po' di questi libri. Per alzarmi devo fare questa mossa un po' goffa, perché vi svelo che io faccio i video seduto su un cuscino e ti rende molto umile pontificare del mondo mentre sei seduto su un cuscino, come quando al ristorante non arrivavi al tavolo. Anzi, prima di cominciare, due premesse. La prima è che non sono un bibliofilo. Sapete che i bibliofili, gli appassionati dei libri, hanno mille criteri diversi per mettere i libri in una libreria. Il mio criterio è nessun criterio. Sono messi completamente a caso e quindi durante questo racconto andrò completamente a caso. Passeremo da un tema all'altro. L'altra premessa è che questa libreria non comprende soltanto i miei libri, ma anche quelli di mia moglie, e allora ho deciso di fare questa cosa. I libri di mia moglie belli li spaccerò per miei, i libri miei brutti li spaccerò per suoi, se siamo tutti d'accordo. Ci sono ovviamente qui un sacco di libri sugli Stati Uniti, comprati, ricevuti negli anni, e i libri italiani, che a me hanno aiutato di più nel tempo per formarmi, sono libri di autori che sono i più grandi americanisti italiani. Per esempio, Arnaldo Testi, Il secolo degli Stati Uniti, questo è un ottimo libro per chi cerca qualcosa da cui cominciare. Racconta la storia statunitense dal 1876 fino alla fine del Novecento, il secolo americano. Appunto, Testi è un docente universitario, chiarissimo, bravissimo. Questi testi credo si usino anche nelle università. Un altro importante americanista italiano è Massimo Teodori, di cui ho questo qui sul sistema politico americano, e ne ho almeno anche un altro, ma qualche altro sparso sicuramente. Il genio americano molto più recente, Massimo Teodori è davvero forse il più grande, il più famoso americanista italiano, e i suoi libri sono sempre una utile e interessante lettura. Cos'altro vi posso consigliare da queste mensole intanto che ho sotto gli occhi? Questo è un libro che ha una bella storia. Working di Robert Caro. Robert Caro è un giornalista americano che a un certo punto ha deciso di imbarcarsi in un progetto monumentale, cioè scrivere una gigantesca biografia di Lyndon Johnson. Ne sono usciti, credo, nell'arco di qualche decennio ancora... Quanti volumi? Verifichiamolo. Ne sono usciti 4 su 5, il quinto deve ancora finirlo. Robert Caro però ha ormai più di 90 anni, quindi c'è questa cosa di speriamo che faccia in tempo a finirlo. Questo è un libro che viene fuori dalla biografia di Lyndon Johnson, si intitola Working, e lui racconta il suo metodo di lavoro, come scrive i suoi libri, come fa ricerca. È un libro molto interessante per chi fa il mio mestiere, ma secondo me in generale per capire il lavoro che c'è dietro una grande biografia, un libro con questo tipo di ambizioni. Poi ho anche un sacco di libri vecchi, anche semplicemente perché mi piace leggere dell'America, cosa si diceva negli anni 70, negli anni 80. Questo devo dire l'ho comprato solo perché mi piaceva la copertina. Mi capita di comprare anche due volte lo stesso libro, per esempio questo qui, Storia degli Stati Uniti, l'ho comprato prima in questa edizione, poi me ne sono dimenticato completamente e l'ho comprato anche in questa edizione, riveduta e ampliata. In realtà non tantissimo, alla fine ne ho due. Però
non è solo una questione di, appunto, stile delle copertine, di grafica vintage che mi appassiona, ma ci sono effettivamente un sacco di cose da imparare sui libri che raccontano l'America di una volta. Per esempio, questo qui è un libro che usciva in allegato con la rivista Life negli anni 60, quando la rivista Life usciva in Italia, ed è un libro, li chiamavano Passaporto, queste edizioni, una sorta di Atlante sugli Stati Uniti, una sorta di libro che contiene non solo storie, ma soprattutto tante fotografie di vita quotidiana negli Stati Uniti, la California, una specie nuova di civiltà basata sulla richiesta di benessere per tutti. Cioè, è interessante come 50 anni fa poi le cose che si dicevano dell'America non erano necessariamente così diverse da quelle odierne. Ci sono anche articoli, storie, dati sugli Stati Uniti. A volte mi capita di comprare dei libri semplicemente perché mi piacciono le copertine. Per esempio, questa è una raccolta di saggi usciti su Rolling Stone negli anni 60, ma ha una copertina molto bella e l'ho comprato per questo. Altre volte perché sono utili, e questo è un libro, secondo me, tra i più interessanti tra quelli in inglese, sempre per chi vuole cominciare ad avvicinarsi agli Stati Uniti. Me l'ha fatto scoprire la mia amica Marta. Si intitola State by State. È un libro diviso in 50 parti, ogni parte uno stato, e per ogni stato trovate non solo, naturalmente, le informazioni, diciamo, enciclopediche, no? Questo, per esempio, è il Maryland, la capitale quando è diventato uno stato americano, chi sono i suoi rappresentanti, qual è il fiore ufficiale dello stato, l'uccello ufficiale dello stato, la bandiera ufficiale dello stato, ma poi trovate un racconto, di solito un racconto breve, scritto da una scrittrice, uno scrittore del Maryland, ambientato in questo caso in Maryland, e questa cosa si fa per ogni singolo stato americano, e quindi stato per stato, state by state, voi fate un viaggio e potete anche cominciare ad apprezzare alcune delle differenze tra i singoli stati, le singole culture. Un altro libro utile per chi vuole approfondire magari l'America di questi anni, gli elettori di Trump, chi sono gli elettori di Trump, perché votano Trump, chi non ha visto il video che trovate su questo canale che ha dato qualche risposta a questa domanda, almeno ci ha provato, c'è questo libro che si intitola Strangers in Their Own Land, che racconta proprio dell'America di mezzo, l'America, quella che viene chiamata l'America profonda, l'America che ha votato a lungo per i democratici e ora non lo fa più, e lo racconta con un approccio non giudicante. L'ha scritto una giornalista che si chiama Harley Russell Rothschild, l'avrò detto bene, chi lo sa, ma l'ho apprezzato molto perché appunto cerca di osservare le cose e studiare il fenomeno senza dare necessariamente dei giudizi e lasciarli a noi. Poi qui ci sono anche un sacco di libri di Christopher Hitchens, che ho già citato in un video precedente come uno dei miei saggisti intellettuali preferiti, una delle persone che più mi ha insegnato delle cose sul mondo, oltre che sul mio lavoro. Poi ogni libreria comprende anche un sacco di cose che non sono libri, tipo cimeli vari. Questo è un gigantesco Opinel che mi ha regalato il mio amico Gianni. Pallina da baseball comprata a New York la prima volta che sono andato. La pallina da baseball è durissima, oltre a non rimbalzare, se la prendi addosso credo che faccia molto male. Questi sono due cucchiaini dorati con scritto sopra Morning, che mi ha regalato un gruppo di ascoltatori di Morning. Questo è un cimelio particolare. Questa è una delle matite che votò Sergio Mattarella in Parlamento come nuovo presidente della Repubblica all'ultima elezione. Me l'ha regalato una amica che faceva la deputata, e quindi ne sono molto fiero e orgoglioso. Ci sono dei Lego di Biden e Trump, li volete vedere? Questo è un vecchio numero invece di Donald Duck in Old California che mi regalò mio cognato Fabio quando è uscito California il mio libro. Si parla della California, della vecchia California, della corsa all'oro, c'è anche un po' un rosa California come nel mio libro, quindi un regalo che ho molto amato. Ma ci vogliamo spostare in un'altra parte della libreria? Spostiamoci nei sotterranei della libreria, perché ovviamente poi i libri uno li deve mettere dappertutto, ce ne sono anche qui, e allora tra questi vi segnalerei. Dunque, questo è un bel titolo di storia degli Stati Uniti, Maldwyn Jones, ce n'è un altro qui, Oliviero Bergamini. Questi sono entrambi due ottimi libri per chi vuole leggere proprio una storia degli Stati Uniti in italiano, sono entrambi fatti molto bene. Questo di Bergamini è molto più recente, quindi anche molto più aggiornato. Ma la vera perla forse è questa. Questo ovviamente è un fotomontaggio, credo non un'immagine ricavata con l'intelligenza artificiale, ma proprio un caro vecchio fotomontaggio. Questo libro si intitola The Beautiful Poetry of Donald Trump e sono delle poesie di Trump, ma in realtà non sono delle poesie di Trump, sono delle cose che Trump ha detto effettivamente, delle sue dichiarazioni, ma rese in formato poesia. Questa si intitola per esempio Very Dishonest Media. The BBC is in total disarray. The failing New York Times gets worse and worse by the day. The leaks are absolutely real. The news is fake. I'm turning to Fox News where we get a fair shake. Watch Saturday Night Live hit job on me. I don't call it thin-skinned. I'm angry.
sono tutte cose che Trump ha detto, ma sono messe in rima e messe in versi. Non so chi possa leggere effettivamente questo libro, ma è bello averlo in casa. Ci sono anche i libri che rientrano in quella categoria, no? Vuoi averlo in casa? È divertente, ma chi se lo legge? Altri due libri invece molto più interessanti, diciamo, e pregni di contenuto, ce li ho entrambi in inglese, ma almeno questo credo lo trovate in italiano, ammazza quanta polvere. Ghost Wars è il libro di un saggista che racconta la storia dell'intelligence americana, dei rapporti americani col terrorismo, con Al-Qaeda, fino al 10 settembre 2001, cioè tutto quello che portò poi all'11 settembre, a quello che accadde dopo, ma il libro si ferma proprio a quel giorno lì per capire come si arrivò a quel giorno lì. Poi volevo mostrarvi anche questi due, no, questi tre, prendiamoli tutti insieme. Dunque, The Right Stuff di Tom Wolfe è una raccolta di saggi, una delle molte raccolte di saggi di Tom Wolfe, che è secondo me il più bravo giornalista saggista americano del cosiddetto New Journalism, cioè una corrente del giornalismo che racconta storie vere, come fa il giornalismo, ma con un talento, una scrittura da romanziere, quindi una scrittura da letteratura. Questo racconta degli americani che decidono di fare i piloti, quindi della vita che fanno, è davvero un libro incredibile. Voi direte che cosa me ne frega dei piloti, ma in realtà ci sono un sacco di cose interessanti da scoprire. Questo è un librone che ho comprato e non ho letto quando avevo deciso che volevo diventare molto esperto di musica country, quindi mi sono comprato questa enciclopedia, peraltro scritta piccolissima, sulla musica country americana. Non è che ci abbia messo molto le mani. Questo è un libro fondamentale per capire invece l'America odierna, Why We Are Polarized di Ezra Klein. Non c'è in italiano, ma è un libro che racconta perché gli americani sono diventati la cosa che sono diventati in questi anni, la cosa che vediamo in questi anni. Adesso la visita nella parte sotterranea della libreria finisce, perché io non ho più l'età per stare chinato così tanto, e quindi mettiamo a posto i libri. Dunque, cosa c'è qui? Beh, questo è un libro molto divertente. Aspetta che c'ho il fiatone. Era più comodo fare i video seduti, qui devo alzarmi, sedermi, spostarmi. Dalla prossima volta video seduti. Questo è un libro molto bello perché racconta con le voci di tantissimi scrittori, giornalisti, ma anche attori, attrici, persone che non fanno soltanto scrivere per mestiere, i loro segreti su New York, i racconti della prima volta che sono andati a New York. Il tema è B, New York. New York, naturalmente, la città. Libro che è molto consigliato, secondo me, per chi vuole andare a New York, ci andrà per la prima volta, ci è appena stato per la prima volta. Se cercate invece un romanzo di quelli che vi tengono appiccicati alla pagina, Europe Central di William Vollman è un romanzo apocalittico che racconta la guerra tra l'Unione Sovietica e la Germania nazista. Non ce la farò. Sempre a proposito di cimeli, qui c'è anche una bottiglia di Marsala, proprio fatto a Marsala, Trapani, però del 1815, non c'entra niente con gli Stati Uniti, ma è bello averla qui. March, questa è un graphic novel bellissimo, uscito anche in italiano. Non facciamo cadere il Marsala, però, sennò divorzio subito. Il Marsala è stato messo in salvo, adesso andiamo a berci un amaro Montenegro. No, scherzo. March è un graphic novel di John Lewis. John Lewis era uno dei cosiddetti Big Six. I Big Six erano i manifestanti, gli attivisti che guidavano il movimento per i diritti civili. Cioè, uno dei Big Six, il capo dei Big Six, era Martin Luther King. John Lewis era il più giovane del gruppo, aveva all'epoca 20 anni, poi fece una lunghissima carriera da deputato. Dentro March racconta la sua storia. È un graphic novel, è molto semplice, molto consigliato, per esempio, nelle scuole, per i ragazzi, per gli adolescenti, ma è di utilissima lettura anche per gli adulti. Ho avuto l'onore, grazie a Mondadori, di scrivere la prefazione all'edizione italiana, l'introduzione. È uscito in 3 volumi separati, oppure in questo volumone che li riunisce tutti. Ha vinto una montagna di premi negli Stati Uniti, credo anche un premio Pulitzer. Poi qui ci sono ancora degli altri cimeli, per esempio questo è un originale Pumo pugliese che mi ha regalato una lettrice che ho incontrato durante uno dei tour di presentazione dei miei libri in Puglia. Questo invece è un pallone da football del Super Bowl del 2022, giocato dai Los Angeles Rams contro i Cincinnati Bengals, comprato lì perché sono andato a quel Super Bowl con DAZN, autografato da Max Pircher, primo giocatore italiano a giocare nella NFL, giocava in quel Super Bowl, cioè non ha giocato, ma era lì in sideline con i Los Angeles Rams. Quando è uscito il mio primo libro, che si intitola Questa è l'America, peraltro è qui,
ho scoperto dopo un po' che era già uscito un libro con questo titolo, ma tipo negli anni 40, e l'ho trovato usato, ed è questo qui invece, di Antonio Sorelli, Questa è l'America. Intanto ha una copertina fighissima, ma il contenuto è ancora più figo, cioè Sorelli ha fatto la cosa che ho provato a fare io poi molti anni dopo, raccontare che cos'è l'America agli italiani, e lo ha fatto però in un'epoca in cui era molto complicato non solo ottenere informazioni, ma anche viaggiare. Questo è un libro del 1945, uscito nel 45, e la prima pagina di questo libro, firmata dall'autore, dice: «Non è stato possibile dare un panorama della vita d'America su impressioni recenti. La mancanza di contatti ha impedito che ci potessimo corredare soprattutto sulla trasformazione industriale portata dalla guerra. Un gran numero di appunti passati andò perduto. Gli ultimi, risalenti a giugno 1944, furono trafugati in circostanze drammatiche». Quella era un'epoca in cui capitava che tu, se facevi il giornalista, per 8 per 9 mesi non sapevi nulla su quello che stava accadendo negli Stati Uniti. Non solo non c'era internet, ovviamente, ma anche i mezzi di comunicazione, se considerate poi che c'era anche la guerra, e questo è l'evento di cui parla Sorelli. Ecco, era molto complicato sapere cosa accadeva dall'altra parte del mondo, e quindi sì, hanno lo stesso titolo e forse anche lo stesso tema, ma devo ammettere che Sorelli dovette faticare molto più di me per ottenere informazioni, per viaggiare negli Stati Uniti, per raccontare agli italiani questa è l'America. E proprio come nel 44, anche negli anni 50, non avendo la facilità odierna nel ricavare, trasmettere, raccontare informazioni, uscivano libri come questo, che parla del 1953, un libro americano, The Unicorn Book of 1953, ed è una sorta di almanacco dell'anno. Che cosa è successo quest'anno negli Stati Uniti? Un libro come questo lo mostra con delle fotografie, già dalla prima pagina, e poi con un sacco di articoli, di informazioni, di dati. L'idea è proprio che per ogni singolo tema, affari interni, affari esteri, la guerra in Asia, economia, arti, scienze, intrattenimento, fosse possibile fare un riassunto dei fatti più importanti dell'anno. Questi sono quelli del 1953, e di nuovo ci sono tantissime fotografie innanzitutto, che sono documenti storici veri, eventi storici che non riguardano soltanto gli Stati Uniti naturalmente, ma qui per esempio c'è una rivolta di piazza in Guatemala, ma che sono visti in un libro come questo dalla prospettiva americana. Insomma, una lettura utile, oltre che un libro che è sempre bello, secondo me, sfogliare. E c'è un altro libro che vorrei farvi vedere perché è bello sfogliarlo, ma prima di farvi vedere quel libro, magari alcuni di voi troveranno delle dritte, dei consigli, vorranno comprare questo, quel libro, ma se volete, io che questi libri li ho letti quasi tutti, vi racconto dentro questo canale, dentro la newsletter da Costa a Costa, alcune delle cose che ho imparato da questi libri, alcune delle cose che ho visto negli Stati Uniti, per cui questo è un momento promemoria. Se questi video ti interessano, se questi temi ti interessano, iscriviti al canale, esce un video ogni settimana, gratis ovviamente, iscriviti alla newsletter di Da Costa a Costa, un progetto giornalistico che racconta la politica americana, la cultura americana, questa campagna elettorale. È una newsletter, esce ogni sabato, è gratis, la scrivo io, è prodotta dal Post, e il link per iscriversi lo trovi in descrizione. Detto questo, eravamo rimasti a un altro libro che è bello sfogliare, e che è un libro che contiene un grosso pezzo, a parte pesare 12 kg, di storia dell'intrattenimento statunitense. Prima, in quella poesia di Trump, si citava il Saturday Night Live, che è il più famoso programma televisivo di comicità e satira, anche politica, della TV statunitense, e questo è un libro fotografico, sapete quei libri fotografici? Si chiamano in inglese coffee table book, cioè i libri che si appoggiano sul tavolino da caffè davanti al divano, e che contiene storie, articoli, ma soprattutto fotografie di questo programma, dal quale sono passati veramente tutti, chiunque abbia avuto un qualche ruolo, un qualche peso nella musica, nel cinema, nella TV americana, a un certo punto è passato da SNL. Qui c'è per esempio il finto Obama, di quando Obama era presidente, finto Biden, finto Bill Clinton, finto George W. Bush, forse? Ma parliamo adesso del libro attorno al quale mi avete fatto il maggior numero di domande, forse perché si vede bello in primo piano quando parlo seduto qui accanto, forse perché ha questa magnifica torta in copertina. È un libro di ricette, un libro di ricette di cucina americana del sud, perché quella del nord è un po' troppo leggera, l'avete visto, no? New Hampshire, Iowa, si mangia veramente in modo ipocalorico. Ecco, la cucina del sud invece, si vede anche dalla foto in copertina, è una cucina piena di sostanza, e questo libro contiene sia ricette dolci che ricette salate. Per esempio questo bellissimo meatball subs, panino con le polpette, tipico italiano, dice il libro di ricette. Chicken bundles, ultimate stuffed potatoes, perché i principianti fanno le stuffed potatoes, ma loro fanno le ultimate stuffed potatoes. Texas brunch, caramel pie, marshmallow fruit dip,
cioè una sorta di crema alla base di marshmallow nella quale pucciare le fragole, ma qualsiasi altra cosa vi piaccia. Pane alle zucchine con crema di formaggio. Cosa c'è di più americano delle ciambelle glassate? Non so dire delle cose sulla ricetta però, perché non le ho mai provate. La torta che vediamo in copertina, che si chiama Black Forest Cake. Al di là del libro di ricette, questa zona della libreria è una zona più di letteratura e meno di saggi, quindi c'è Joan Didion, che poi sì, è anche saggista, oltre che scrittrice, Bret Easton Ellis, Walt Whitman, Jonathan Franzen, Kent Aruff, Steinbeck, insomma i grandi autori della letteratura statunitense, David Foster Wallace e non solo, c'è Salinger, ci sono un sacco di altre cose anche dietro, anche qui cimeli, regali. Open di Agassi chiaramente non può essere messo nella conversazione con Franzen e con Kent Aruff, Joan Didion, eccetera, ma forse questo è il libro di sport di maggior successo degli ultimi anni e che ha cambiato un po' anche il genere stesso dei libri di sport. È una biografia scritta non da Agassi ma da un autore premio Pulitzer che si chiama Möriger, fenomenale, quello che ha scritto anche la biografia del principe Harry più in tempi recenti, e la prima biografia di un atleta in cui l'atleta dice effettivamente la verità e racconta la sua vita, forse per questo diciamo e non pensa solo ad autocelebrarsi ha avuto questo grande successo. Per proprio vedere quanto io sia goffo. Dentro questa parte più bassa della libreria ci sono anche tanti libri di Oriana Fallaci. Nel video Q&A di qualche tempo fa trovate sul canale mi avete chiesto tre libri che mi hanno colpito particolarmente nella mia vita. Uno di quelli che vi citavo era Un uomo di Oriana Fallaci, ce n'era un altro di Christopher Hitchens che abbiamo passato poco fa, ma ecco, Oriana Fallaci, che si parli dell'intervista con la storia, che si parli di Lettera a un bambino mai nato che ho in due edizioni, che si parli di Un uomo come vi raccontavo prima, Gli antipati, Inshallah, Se il sole muore, il libro sulla guerra in Vietnam, racconta un pezzo di storia americana e non solo, ma tra gli anni 60, 70, anche fino agli anni 80, in modo impareggiabile se volete leggere qualcosa in italiano. Peraltro, già che siamo in questo angolo della libreria, volevo approfittarne per svelare il mistero chi è la faccia, la testa che spunta alla mia sinistra mentre faccio i video, che è quella di Gigi D'Atome, che non c'è più, aspettate, non c'è più, è caduta, eccola. Questa era la paletta con la faccia di Gigi D'Atome che è stata data al forum durante l'ultima partita, o meglio la partita di saluto di Gigi D'Atome che ha lasciato il basket giocato pochi mesi fa. Io sono un tifoso dell'Olimpia, un tifoso di D'Atome, e quindi mi sono portato a casa questa palettina e ho pensato che fosse un ingrediente, no? Carino, che c'è Gigi lì che mi fa compagnia. È anche capitato che qualcuno nei commenti scrivesse quella testa è un po' inquietante lì, ma cosa pensate che sia quella testa? È una paletta, è la testa dell'ex capitano della nazionale, anzi rimettiamola bene al suo posto finché non sia lui stesso a dirmi senti togli quella testa da lì, io la tengo lì. Questo è un pallone da football, un altro dici, un altro pallone da football, ma questo mi è stato regalato in Texas dall'azienda che produce questi palloni, questo è il suo logo ed è l'azienda che si chiama, come si chiama, Big, non me lo ricordo, Big Game. L'azienda che produce più palloni da football negli Stati Uniti, soprattutto per le università, ma anche per molte squadre professionistiche. Questo è il loro pallone base. Sono andato a visitare quella fabbrica, a intervistare il gestore di quella fabbrica nel 2022 in Texas e mi sono portato a casa il pallone. Prima di chiudere questo video volevo mostrarvi qualche altra cosa che sta nello scaffale in alto, però credo sia troppo in alto per fare questa cosa in modo fluido, quindi prendo la sedia. Allora, qui facciamo subito il video anche dei 200 dei 300.000 follower, perché mo cado e facciamo la viralità, ma secondo me tu non puoi stare così lontano, è il caso che venga anche tu quassù. Dunque, qui ci sono con grande visibilità quattro premi bellissimi che ho ricevuto ad aprile 22 del POD, gli Italian Podcast Awards, quattro premi per Morning, per la prima stagione di Morning, il primo del pubblico, podcast dell'anno, bellissimo. Un sacco di libri sulla Roma, perché poi bisogna avere sempre presente quali sono le priorità della vita, tipo la biografia di Rudy Garcia. Kansas City 1927, ma ve lo ricordate, tifosi della Roma? Diego Bianchi, Simone Conte? O anche l'altra edizione. E poi, sempre restando ai non libri, da questa parte c'è anche il cofanetto di West Wing, che vi ho già raccontato un sacco di volte essere la mia serie TV preferita sulla politica americana, ma mi spingo a dire la miglior serie TV mai fatta sulla politica americana. Questo è un bellissimo cofanetto di DVD. C'è ogni stagione, dalla prima alla settima, con questi fascicoletti, e dentro il fascicoletto ci sono non solo tutti i dischi, ma anche poi delle grafiche.
C'è soltanto un problema rispetto a questo cofanetto e in generale ai cofanetti. Io non ho più un posto a casa in cui infilare i DVD, ma proprio manco uno, nemmeno la PlayStation c'ha il lettore, perché ho preso quella solo con l'hard disk, e quindi questo cofanetto è sempre stato un po' un oggetto d'arredamento, adesso è ufficialmente soltanto un oggetto d'arredamento. Per finire, io lo so che potevo fare questo video citando soltanto romanzi, grandi autori, ma volevo segnalarvi delle cose un po' divertenti e non mi piace prendermi troppo sul serio, quindi finiamo con una mia passione adolescenziale in ragione della quale ho ricominciato una collezione, e cioè la collezione dei fumetti di Dragon Ball in questa nuova stagione di Dragon Ball Super, che sto collezionando, non ho avuto ancora il tempo di leggere, perché chi ce l'ha il tempo di leggere dovendo fare tutti questi video e queste newsletter per voi, ma prima o poi quando sarò in pensione leggerò. Per adesso mi accontento di collezionarli e di conservarli, di guardarli e di pensare che non sono davvero così vecchio, nonostante abbia già quasi 40 anni. Grazie mille, anche perché mi sento meno vecchio, perché ho fatto questa cosa del canale YouTube insieme a voi, insieme al post, e dopo pochi mesi siamo già a 100.000 iscritti. Questo mi dà un sacco di felicità e anche un sacco di voglia di continuare a fare contenuti, quindi restate iscritti a questo canale, arriveranno un sacco di cose da qui alla fine dell'anno e anche dopo. Soprattutto, grazie di cuore. A presto, ciao! Grazie. Ah, è arrivato. Peraltro, consegna in tema con l'argomento di questo video. Ne parliamo al prossimo video.